Questo programma è presentato da... Sono Pamela Miles, sono un maestro di Reiki e pratico il Reiki fin dal 1986. Il Reiki può aiutare chiunque e, cosa ancora più importante, il Reiki può aiutare te. Forse tu o qualcuno a te vicino ha avuto episodi di depressione o di ansia. Forse ti senti isolato e chiuso in te stesso o magari hai un problema di salute come asma, diabete, epilessia, pressione alta o una malattia cardiaca ed hai bisogno di bilanciare gli effetti collaterali delle medicine che stai prendendo, oppure stai facendo una terapia contro il cancro e combatti contro i suoi effetti collaterali e vorresti sentirti meglio. Il Reiki può aiutare in tutte queste situazioni perché il Reiki serve a ritrovare l'equilibrio. Il Reiki non tratta direttamente i sintomi o la patologia, piuttosto riequilibra il tuo sistema e stimola la naturale potenzialità di autoguarigione del tuo corpo, in modo che tu sia meglio preparato ad affrontare una situazione stressante di qualsiasi tipo che entri nella tua vita. Un caloroso bentornati a 30 minuti con la medicina naturale. Nel percorso che abbiamo fatto insieme alla scoperta delle medicine naturali che ci portano verso un benessere e una salute naturale al 360 gradi, siamo stati in tutte le parti del mondo. Siamo stati in India e abbiamo parlato di medicina ayurvedica, siamo stati in Francia e abbiamo parlato di osteopatia, siamo stati in Cina e abbiamo parlato di agopuntura. Oggi voglio portarvi con me in Giappone e parlare insieme di Reiki. Il Reiki è una parola giapponese che mette insieme due termini molto importanti per questa filosofia, e cioè il Rei, che è l'energia universale, e il Ki, l'essenza individuale, l'energia presente all'interno di ogni essere vivente. E venne ideato questo metodo di cura da un monaco, Mikao Usui, circa nel 1800, e prende in considerazione una filosofia che poi scopriamo essere in realtà considerata da tutte le varie filosofie del mondo, che è l'energia universale, stare meglio grazie all'energia dell'universo. Per capire meglio come ci può aiutare il Reiki nella nostra quotidianità e come possiamo ritrovare il benessere grazie all'energia che scorre nell'universo e scorre all'interno del nostro corpo, abbiamo qui con noi Giuseppe Galati. Buongiorno. Salve, benvenuto. Grazie. Naturopata, iridologo, maestro di Reiki. Ci aiuta a capire, signor Galati, qual è la differenza tra un operatore olistico, perché il signor Galati è un operatore olistico, a differenza di tutti i nostri ospiti, finora qui nella nostra trasmissione, il dottor Giuseppe Galati non è un dottore, è un operatore olistico. Chiediamo il suo aiuto per capire la differenza tra la figura del medico e quella dell'operatore olistico. Bene, olos in greco vuol dire tutto intero, quindi noi guardiamo la persona a 360 gradi, non ci soffermiamo solo a pensare a quella che è la patologia, ma guardiamo l'essere umano in una visione tridimensionale, come potrebbe essere lo spirito, il corpo e la mente. La visione olistica ci permette di avere un quadro di insieme molto più ampio e quindi essere di supporto ai medici nel dare delle risposte più congrue di quella che può essere la risoluzione di un problema di un paziente, visto in una chiave molto più ampia, quindi potendoci appoggiare alla floriterapia, alla fitoterapia, a fiori di Bach, allo shiatsu. In questo caso oggi io vi parlerò del Reiki perché è una tecnica che pratico da oltre 20 anni e permette di riequilibrare l'energia della persona in una maniera molto molto semplice, semplicemente con dei gesti che si praticano con le mani, un massaggio in pratica. Reiki, come ha detto lei, è un termine giapponese che vuol dire Rei, energia universale, Ki, la nostra energia. Quindi i due termini messi insieme ci permettono di comprendere che siamo avvolti da questa energia ci compenetra, ma riuscire a canalizzarla su di noi è molto importante perché
fungiamo da canali in pratica e grazie alle mani riusciamo a dare sollievo a tutta una serie di patologie anche molto importanti. Quello che è importante far capire a chi ci sta seguendo da casa è che quando parliamo di Reiki parliamo di un metodo di cura naturale che viene riconosciuto in tutte le parti del mondo. Sono più di 800 le strutture ospedaliere che in America si affidano ai maestri di Reiki per dare sollievo a chi ha bisogno di cure, quindi è una medicina convenzionata, è totalmente gratuita, basta recarsi in queste strutture e si riceve Reiki, quindi il trattamento di Reiki, esattamente come qualsiasi altra prestazione medica. Anche l'Italia si sta adeguando e si sono lasciati, diciamo così, contagiare dall'energia del Reiki alcune strutture molto importanti, come quella delle Molinette di Torino, dove viene fatto proprio in oncologia, nel reparto di oncologia ematologica, viene aiutato il paziente anche dal trattamento Reiki, che quindi va a supportare le altre terapie mediche cui viene sottoposto, e l'Istituto Regina Elena di Roma. Quindi parliamo di una medicina integrata che va a sostenere l'efficacia della medicina tradizionale, dà al paziente quella marcia in più che gli consente di affrontare meglio il periodo di malattia. Come si integra in realtà il Reiki? Parliamo sempre di medicina integrata, quindi queste medicine che si aiutano l'un l'altra. Qual è il ruolo del Reiki tra le altre medicine integrate? Come si integra con la floriterapia, l'omeopatia, la fitoterapia, l'agopuntura? Qual è il ruolo? Io le rispondo in maniera molto semplice. Noi possiamo potenziare qualsiasi cosa teniamo nelle mani, anche per esempio i fiori di Bach, no? Se io tengo un flaconcino di fiori di Bach nelle mani, oltre il potere già che hanno insito i fiori stessi, che sono stati certamente selezionati dall'operatore olistico che li ha scelti appositamente per quella persona, il Reiki potenzia l'effetto di questo rimedio, ma può potenziare l'effetto di qualsiasi altro farmaco, oppure toglierne addirittura le controindicazioni qualora nel bugiardino dovessimo leggere che ci sono tutta una serie di problematiche a cui si va incontro assumendo quel farmaco. Quindi il Reiki permette anche di eliminare le controindicazioni dai farmaci, da alcuni alimenti. In pratica non voglio dire che è una manna, una bacchetta magica, ma fa un lavoro di riequilibrio molto importante a livello energetico su tutto quello che è vitale per noi. Perché in realtà il Reiki prende in considerazione l'uomo, come ci diceva prima il signor Galati, non soltanto organo per organo nella sua fisiologia concreta, ma lo prende in considerazione come un tutt'uno all'interno del quale scorrono le energie. Quando queste energie ristagnano, si intasano, ecco che vengono fuori i malesseri. Come riuscire a migliorare, quindi a star meglio, facendo scorrere l'energia attraverso i canali, che sono un po' quelli di cui abbiamo parlato in occasione della puntata di agopuntura, perché sono questi canali di energia che ci attraversano in toto, quindi dalla testa fino alla nostra punta dei piedi. Come faccio a capire che ho bisogno di una seduta di Reiki? Semplice: se noi potenzialmente siamo stressati, stanchi, astenici, se abbiamo problematiche come dolori articolari, artrosi, artriti, infiammazioni, il Reiki agisce subito come un sedativo, quindi innanzitutto ci permette di scaricare lo stress, in seconda istanza ci permette di rigenerarci, quindi di prendere tutte quelle energie di cui siamo stati depauperati, voi per il lavoro, voi per tutta una serie di situazioni che comunque fanno parte della nostra vita. Quindi il Reiki ci permette di prendere coscienza innanzitutto di chi siamo realmente, ma ci dà una marcia in più perché, oltre a ristabilire un livello di salute ottimale, ci permette di mantenere questa energia anche nel tempo. Quindi una seduta Reiki sarebbe importante per tutti, dal ragazzo all'adulto, quindi non c'è una categoria di persone che potrebbe restarne fuori. Certo, poi ci sono categorie che sicuramente ne avrebbero un maggiore vantaggio e beneficio. Come abbiamo detto prima, alcuni reparti in Italia di grosse strutture come l'Istituto Regina Elena di Roma si appoggiano proprio alla figura del maestro di Reiki per aiutare chi affronta questo percorso particolare della sua vita, quindi questo percorso di malattia. Abbiamo infatti un contributo video che ci aiuta a capire un po' meglio come si svolge una seduta di Reiki. Lo guardiamo e lo commentiamo volentieri, insieme. Volentieri, grazie. Sono
medico che sta accogliendo la paziente, la fa sdraiare. Come vedrete fra poco è una tecnica molto semplice, alla portata di tutti. Il dottore ovviamente si sta lavando le mani, anche se poi non toccherà direttamente la paziente, perché come vedremo si tratta semplicemente di sfiorare il corpo del paziente. Qui sta facendo la centratura e sta canalizzando l'energia su di sé. Dura pochi attimi. Una seduta di Reiki inizia generalmente trattando la testa. Noto che ci sono dei colori nella stanza, presumo che stiano praticando anche la cromoterapia, quindi il Reiki si accosta benissimo ad altre terapie di guarigione. Sta sfiorando l'addome della paziente. Questo perché generalmente prima si parte dalla parte supina e poi la parte prona. Mediamente un trattamento Reiki dura un'ora, 40 minuti circa per la parte supina, un 20 minuti restanti per la parte prona, e permette di rigenerare l'energia della persona, di ristabilire un livello energetico ottimale e fargli affrontare tutta una serie di situazioni al meglio, ma soprattutto quello che dà immediatamente il Reiki è un sollievo a livello di rilassamento generale. La persona che si alza da un lettino dopo un trattamento si sente rigenerata, scarica dallo stress, molto attiva, molto presente, soprattutto una cosa che vorrei dire, si sente felice e vorrei dire ancora anche accettata da tutto un insieme di cose, soprattutto dal paziente che si presta a dare e ricevere nel contempo questa energia. È uno scambio tra il terapista e la paziente. Benissimo, ci diceva prima che la seduta parte dalla testa. C'è un motivo particolare? Perché diciamo che generalmente siamo stressati a livello mentale, emotivo, pertanto quando noi pratichiamo Reiki su una persona accade una cosa molto molto importante, che noi abbiamo diverse frequenze cerebrali che contattiamo durante l'arco della giornata. La frequenza più importante è quella che comunque ci porta fuori dal nostro essere, è una frequenza beta. Beta vuol dire che siamo mediamente su 35 Hz, vuol dire che tutti i nostri sensi sono all'esterno di noi. Faccio un esempio: se noi fossimo in coda in autostrada, in macchina, proveremmo dello stress perché innanzitutto pensiamo che siamo in ritardo, poi non sappiamo quando usciremo da quella situazione di stress o comunque di ansia, e questo ci porta ad avere questa frequenza alterata. Invece quando noi incominciamo a rilassarci, questa frequenza mediamente è sui 15 Hz, ma può arrivare anche a 7. Pertanto lo stato di benessere si incomincia a percepire subito da quando ci sdraiamo sul lettino, appena l'operatore avvicina le mani alla nostra testa. Questo già vuol dire benessere. Mi diceva prima che quando si cambia di frequenza, questa frequenza dei 7 mi pare, giusto? Sì. Megahertz, sì, la raggiungiamo magari la sera quando siamo rilassati sul divano di casa nostra con una bella tazza di tisana in mano. Perfetto. Quando il relax finalmente ci arriva dopo una giornata magari stressante, ecco, le nostre onde diminuiscono, la frequenza diminuisce e ci rilassiamo. A fare una seduta di Reiki equivale un po' a come arrivare finalmente a rilassarsi a fine giornata per il nostro cervello, giusto? Ma non tutti ci riescono. Allora noi parliamo soprattutto con le persone che non riescono a rilassarsi, a scaricare lo stress. Badate bene, il Reiki, dicevamo prima, è un qualcosa di molto interessante perché non va a scaricare solo lo stress, ma a rigenerare anche i nostri organi, le nostre cellule. Dà un nuovo segnale, quello dei 7 Hz, che è una frequenza universale di benessere. Quindi è come riaccordarci, come strumenti che non suonano bene, a un qualcosa che è l'energia universale per eccellenza che ci fa percepire questo benessere. Quindi benessere vuol dire imparare a usare le proprie energie in un certo modo, e se ci accorgiamo che l'energia universale ci fa bene, sono sicuro che poi non ne faremo più a meno. La cosa che, ecco, le onde cerebrali le stiamo vedendo, sì, adesso infatti, sul nostro schermo. La frequenza più in alto è quella della frequenza gamma, è un po' come una scossa di terremoto quando viene registrata, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quando siamo particolarmente agitati. Quando scendiamo da gamma a beta vediamo che rallenta, addirittura in alfa è molto più elastica, lì vuol dire che siamo in una fase di dormiveglia, stiamo per entrare anche nel sonno, e quando entriamo nel sonno, anche quello profondo, noi ci rigeneriamo, la nostra soglia immunitaria si innalza, scarichiamo non solo lo stress, ma anche i nostri organi interni incominciano a percepire l'energia in maniera diversa e la metabolizzano, e questo vuol dire benessere a tutti i livelli. Addirittura lì c'è l'onda delta che ci fa capire
che se si arriva a quel livello lì possiamo non solo autorigenerarci ma autoguarirci da dentro. Ma questi sono stati che molti definiscono anche gli stadi dell'anima, cioè scendere di frequenza vuol dire contattare un po' se stessi. Ci sono tante persone che non riescono a rilassarsi, neanche a dormire, quindi non si rilassano neanche quando dormono. Mi diceva prima che invece il Reiki può essere utile proprio per indurre quel rilassamento fisiologico necessario per ricaricare le energie, certo. Giusto? Anche perché spesso lì da me quando vengono dei pazienti mi dicono: io sono molti anni che non riesco più a dormire, mi sveglio che so all'una di notte, mi riaddormento alle sei. Questo vuol dire che hanno un ciclo circadiano sicuramente sfasato. Allora il Reiki ha questa capacità di riorganizzare questo ciclo e fare in modo che le persone in maniera naturale riprendano a dormire come accadeva tempo prima. Premettendo che è fondamentale quando si hanno problemi di salute fare il possibile per rimettere a posto le cose, quindi rivolgersi al proprio medico, rivolgersi alle strutture ospedaliere, fare tutto il necessario per assicurare al nostro organismo le cure giuste. Il Reiki, noi stiamo evidenziando, che può aiutare le tecniche di cura tradizionali, quindi anche, abbiamo parlato di anche quelle ospedaliere, per aiutare alla fine l'organismo umano a reagire al meglio, a ritrovare le energie necessarie per superare i periodi di difficoltà. Ma dobbiamo essere altrettanto certi di rivolgerci a quelli che sono gli operatori olistici che hanno le carte in regola per prendersi cura del nostro benessere, della nostra salute, della nostra energia vitale. Come si fa a capire che l'operatore a cui ci siamo rivolti è una persona che ha, come dire, i requisiti giusti per fare quello che deve nel migliore dei modi? Beh, guardi, io parlo della mia esperienza, pratico il Reiki da oltre 20 anni. Da 6 anni circa collaboro con un'associazione nazionale che si chiama Comio Reiki Kai Italia, che è collegata direttamente a questa associazione giapponese che si chiama Comio Reiki Japan. E quindi siamo un'associazione certificata che ha sottoscritto un protocollo deontologico con l'associazione centrale che ha la sede a Brescia, e quindi noi operiamo sul territorio regionale sicuri e consci di fare un lavoro concreto e fatto bene, ma soprattutto perché siamo seguiti da altri operatori che periodicamente ci danno delle dritte sul nostro lavoro, come poterlo migliorare. Quindi, oltre ad avere un'attestazione riconosciuta a livello nazionale, facciamo parte di un'organizzazione molto più ampia che si sta allargando in tutta Europa e in tutto il mondo. Lei prima mi parlava della necessità per alcuni operatori sanitari di imparare a fare il Reiki, quindi a dare queste sedute di Reiki per se stessi e per coloro che seguono, quindi per i loro pazienti. A chi sarebbe utile praticare il Reiki e imparare a praticarlo? Allora, io credo che fondamentalmente le persone che avrebbero più bisogno di praticare il Reiki su se stessi e comunque anche sugli altri sono tutti gli operatori sanitari che lavorano a contatto con ammalati o comunque con gente che ha delle patologie, delle problematiche anche abbastanza serie. Abbiamo visto prima il reparto oncologico, il dottore era già un operatore Reiki e quindi riusciva a dare sollievo, a sedare certi dolori semplicemente sfiorando le mani. Quindi è una tecnica così bella, così fluida, così armonica che non è invasiva per nulla, anzi. E solo con un gesto, un semplice gesto, un movimento delle mani, riuscire a riequilibrare l'energia è una cosa fantastica. Ma i soggetti più a rischio, che comunque tornano a casa stanchi e stressati, sono gli operatori sanitari in genere, gli operatori sociali, i docenti, ma anche pure i genitori, no? Spesso quando hanno delle conflittualità con i figli, specialmente nella crescita, nella fase della crescita più importante, che non si sa bene cosa fare, che non si sa bene come affrontare, il Reiki sicuramente è uno strumento molto utile. Nella sindrome del burnout, per esempio, si parla molto spesso di queste situazioni. Che cos'è, le chiedo scusa, ci aiuta a capire cos'è il burnout? Il burnout è una sindrome che, tradotto dall'inglese in italiano, vuol dire sindrome dello scoppiato. Chi è uno scoppiato? In genere, ecco, qui vediamo l'immagine, una persona che ha uno stress notevole, stress personale, stress che acquisisce anche sul lavoro. Perché? Perché magari si rapporta ogni giorno con situazioni molto forti
E praticamente ci deve mettere un po' del suo, la propria energia viene depauperata continuamente. Se questo accade per periodi molto lunghi, il risultato sarà che la persona sarà sicuramente scarica, sarà stressata, ma anche astenica, quindi priva di energia, e probabilmente sta andando verso una situazione di ansietà, anche di depressiva, il che sarebbe una cosa molto brutta. Assolutamente sì. E la cosa che mi incuriosisce, bisogna avere un'età specifica per riuscire a praticare il Reiki, oppure possono sottoporsi i bambini più piccoli come le persone in avanti negli anni? Guardi, innanzitutto chiariamo un piccolo concetto: i bambini da 1 a 7 anni posseggono già il loro Reiki perfettamente, perché interagiscono perfettamente con l'ambiente, sono un po' come degli angioletti, diciamo così, no? Quindi hanno una loro grande energia e caricano di energia anche le persone che gli stanno accanto, ma dai 7 anni in poi, dal secondo settennato, questa cosa comincia a cambiare. Diciamo che il Reiki fa bene sia ai bambini che agli adulti, quindi non c'è una fascia d'età dove possiamo pensare che il Reiki non faccia bene. Poi non ha controindicazioni, in nessun caso il Reiki può fare male, assolutamente no. Noi pratichiamo il Reiki sulle persone, sulle piante, sugli animali, gli animali domestici, i gattini, i cagnolini, il pesciolino, la tartaruga gioiscono di questa energia. Ad esempio io, il mio gatto, quando gli faccio Reiki si mette a pancia all'aria e si fa trattare senza, e sta lì, e quando ne ha bisogno viene e mi fa capire che ha bisogno di Reiki. I cani, ancora più dei gatti, dimostrano questa necessità di avere bisogno di Reiki e poi ti ringraziano a loro modo con i loro gesti, quindi è una cosa fantastica. Fantastica. Abbiamo scoperto insieme oggi che l'energia che fluisce all'interno del nostro corpo e quella dell'universo possono essere messe in relazione, quindi migliorarsi e farci stare meglio, quindi contribuire al nostro benessere. Ringraziamo il signor Giuseppe Gatti per essere stato... Grazie a lei che mi ha invitato in questo studio a divulgare questa tecnica, che spero che qui in Calabria, io lo sto facendo da 20 anni, possa finalmente, come dire, evolversi, essere conosciuta. Avere il suo giusto ruolo. Certo, ce lo auguriamo. Tanto. Io naturalmente vi aspetto a tra pochissimo, perché dobbiamo preparare insieme qualcosa che ha a che fare con l'argilla, i reumatismi e il rosmarino. A tra poco. La Maisonette, negozio sito in Vibo Valencia, Corso Vittorio Emanuele III, è l'angolo caratteristico per la bellezza ed il benessere femminile. Si trovano oli corpo particolari, conosciuti ed apprezzati per rarità, purezza ed efficacia, e saponi profumati naturali senza additivi, provenienti da tutto il mondo. E tanto altro! La Maisonette ha scelto la natura. La Maisonette è il punto nascosto del tuo intimo segreto. Magia per il tuo corpo, olio delle fate, l'essenza della femminilità per il tuo benessere. Lo trovi in farmacia, erboristeria e online su www.erboristeriamagentina.it. Scopri l'innovativo e comodo sistema Pick and Pay. Se essere bella non ti basta più, puoi sempre decidere di diventare sublime grazie ai 1000 servizi offerti dal Centro Estetico di Valentina, in via Ascesa del Gesù, in pieno centro a Vibo Valencia. Trucco, luce pulsante, epilazione, trattamenti anticellulite e rassodanti, massaggio professionale. Troverai al Centro Estetico Sublime tutto quello che ti serve per sentirti una star. Puoi visitare il sito esteticasublime.it. L'unicità di questi pezzi, oltre che per la realizzazione manuale, è dovuta alla particolare decorazione eseguita interamente a mano. Laboratorio artigianale La Bottega dell'Arte, di Vitetta Francesco, via Terravecchia Superiore 128, Vibo Valencia. Telefono 349 8305 297. Bentornati per il momento della nostra preparazione. Vi avevo già anticipato che avremmo parlato di argilla verde, ma avremmo parlato di argilla verde in una forma diversa da quella che abbiamo preso in considerazione finora nelle puntate precedenti, perché abbiamo parlato spesso di argilla, ma come alleata della nostra bellezza, del benessere della nostra pelle, perché ci aiuta a depurarla, ci aiuta a purificarla, elimina l'eccesso di grasso e la rivitalizza sotto forma di maschera. Ma la possiamo utilizzare anche per via interna, solo ed esclusivamente del tipo verde ventilato, per dare sollievo alle infiammazioni dello stomaco e dell'intestino.
Oggi in realtà ne prepareremo un cataplasma, quindi un impacco, che andrà a dare sollievo alle infiammazioni delle articolazioni, ma anche a quello dei muscoli indolenziti, anche eventualmente da un piccolo incidente, quindi da una contusione, da una distorsione, da uno strappo. Per riuscire però a capire bene come funziona l'applicazione di un impacco, ho chiesto a un'amica conduttrice e della C, Sharon, la nostra Sharon, bellissima. Grazie. Lavorare insieme a me oggi per farci vedere come si applica in maniera corretta un impacco di argilla. E quindi l'abbiamo presa al volo qui negli studi per riuscire ad averla come alleata del nostro benessere. Felicissima per questo mio ruolo nuovo, ecco. Quindi sono una cavia prontissima a sperimentare e vedere un po' quello che è l'argilla e come bisogna applicarla nel migliore dei modi. Benissimo, allora guardiamo insieme gli ingredienti di oggi. 4 cucchiai di argilla verde, 3 gocce di olio essenziale di rosmarino, 3 gocce di olio essenziale di eucalipto, 2 gocce di olio essenziale di ginepro. Allora, in primis dobbiamo mettere la nostra argilla in una ciotola in vetro, perché come abbiamo detto spesso nelle altre puntate, il materiale naturale che andiamo a lavorare dalla pianta medicinale all'argilla è meglio lavorarlo con materiali come il vetro o la plastica, evitando quelli di metallo o anche lo stesso acciaio. Quindi utilizzeremo delle bacchettine in legno e utilizzeremo le ciotoline, qui in questo caso in vetro. Abbiamo messo la nostra argilla in polvere e aggiungiamo gradatamente dell'acqua. Dovete sapere che non è neanche necessario mescolare, perché se riuscissimo a lasciare la nostra argilla per un 10-15 minuti da sola a lavorare con l'acqua, otterremmo il risultato che abbiamo già pronto qui in quest'altra ciotolina. È già ben omogenea. E quindi riusciamo a preparare direttamente l'applicazione sul polso della nostra Sharon. Abbiamo bisogno di piccoli pezzetti di garza, che possono essere garza in cotone facilmente acquistabile in farmacia, e abbiamo bisogno di un piccolo telo in cotone. Potete utilizzare anche un asciugamano che non utilizzate più o un pezzettino di lenzuolo, basta che sia in cotone, perché è il cotone che va a contatto con la nostra pelle. Quindi prendiamo la garza, la applichiamo sulla parte dolente, nel caso specifico di Sharon oggi sarà il polso, ma potremmo anche utilizzare lo stesso tipo di impacco per un ginocchio o per una spalla. L'argilla è ben imbevuta d'acqua e quindi tra poco inzupperà la compressa di garza in cotone e arriverà a dare benessere all'articolazione di Sharon. Volendo migliorare la funzionalità e quindi amplificare le proprietà curative dell'argilla, noi possiamo utilizzare qualche goccia, vi dicevo in introduzione, di olio essenziale che applichiamo direttamente qui sull'argilla che abbiamo già messo a contatto della garza. E nel caso specifico utilizzeremo l'olio essenziale di eucalipto, che ha delle proprietà antinfiammatorie e antireumatiche. Utilizzeremo 2-3 gocce di olio essenziale di rosmarino, che ha proprietà antinfiammatorie e quindi riesce a calmare l'irritazione, l'infiammazione dell'articolazione o comunque anche del muscolo. E per finire aggiungeremo un paio di gocce anche di ginepro. Ecco qui. Il profumo è bellissimo, che ne dici? Stavo pensando proprio questo. Fa bene anche le vie aeree, secondo me, sì. Ed è l'ideale nella stagione invernale, quando si vuole dare benessere proprio all'apparato respiratorio. Mescoliamo bene, ovviamente le essenze potete anche applicarle direttamente nella ciotolina e mescolare bene. Io ho voluto che entrassero in contatto con la pelle in maniera più energica e quindi le ho applicate qui direttamente sull'impiastro. Completiamo con un'altra compressa di garza e abbiamo fatto un panino. È vero. Abbiamo fatto un panino all'argilla. È un profumo e anche sento freschezza poi sul polso, esatto. Quindi è immediata. Nonostante sì, sì. Io in realtà non ho effettivamente adesso una
un problema, però sento subito questo senso di freschezza. Ecco, lo lasceremo senza stringere troppo, lo lasceremo in impacco un 10 dai 10 ai 25 minuti secondo le esigenze. Se sentite che l'impiastro diventa fastidioso, quindi che vi dà una sensazione non positiva sulla pelle, è necessario procedere a eliminarlo e a prepararne un altro nuovo, perché talvolta l'argilla può fare questo effetto, o magari se non avete fatto aderire bene la compressa di garza può dare fastidio e quindi bisogna ricominciare da capo. Ogni volta ovviamente l'argilla utilizzata va eliminata, va completamente eliminata. Quindi abbiamo aggiunto i nostri oli essenziali potenziando le proprietà già antinfiammatorie dell'argilla e abbiamo detto l'eucalipto, il rosmarino e il ginepro ci servono proprio per le loro proprietà antinfiammatorie, riescono a calmare il dolore. Già da subito lo possiamo prendere e mettere anche direttamente su una distorsione. Abbiamo messo il piede male, Sharon, magari noi donne con i tacchi, no? Capita spesso. La caviglia ci dà un po' fastidio, viene difficile rimettere le calzature. Un bel impacco con la nostra argilla e gli oli essenziali ci assicurano un pronto sollievo. Ma passiamo ora, Sharon, alla posta del giorno. Non possiamo lasciarci senza rispondere all'amica che ci ha scritto da casa, perché oggi abbiamo a che fare con una signora che ci chiede una consulenza in merito ai suoi problemi di menopausa. Ci scrive infatti Rosanna da Lamezia Terme. Da qualche mese ho qualche difficoltà a dormire bene, mi sento più nervosa e di cattivo umore. Probabilmente è tutto legato al fatto che penso di essere quasi in menopausa. Soffro infatti di irregolarità del ciclo e talvolta ho qualche vampata. Per ora non vorrei ricorrere ai farmaci. Esiste qualche rimedio naturale che mi possa fare stare meglio? Sicuramente i rimedi naturali esistono, ma bisogna in primo luogo puntualizzare a tutte le donne che ci seguono che la menopausa non è una malattia, è un'alterazione dell'equilibrio ormonale della donna, esattamente come avviene nella pubertà, quindi durante le fasi dello sviluppo e nella gravidanza. Ovviamente questa variazione degli equilibri, degli ormoni che gestiscono l'organismo della donna può causare dei disequilibri, quindi può portare delle manifestazioni, delle sintomatologie particolarmente fastidiose come quelle della menopausa, che porta irritabilità, tachicardia, un po' d'ansia, per non parlare delle vampate che sono uno dei sintomi più avvertiti dalla donna come fastidiose, e l'intensa sudorazione. In realtà, quando si vuole dare un sollievo, anche ricorrendo a dei rimedi naturali, si segue quello che è il principio anche utilizzato dalla farmacologia e si va a integrare quello che è la mancanza dell'organismo femminile durante la menopausa, che tende a perdere gradatamente l'azione delle ovaie e si riduce quindi la concentrazione degli estrogeni presenti nel nostro organismo. È necessario integrare questi estrogeni e lo facciamo con delle piante particolarmente indicate come la cimicifuga e la salvia. Si tratta di due piante, di due rimedi naturali ricchi al loro interno di principi attivi che sono in realtà i fitoestrogeni. Si tratta di sostanze presenti in natura che si comportano nel nostro organismo un po' come fanno gli ormoni proprio tipici dell'organismo femminile e quindi integrano la carenza. Basti pensare che un'integrazione con la cimicifuga può risolvere nell'80% dei soggetti che sono stati studiati, può portare alla riduzione della sintomatologia tipica, quindi l'irritabilità, le vampate di calore, il malessere tipico della menopausa. Nel 50% dei casi i problemi si risolvono quasi completamente. Quindi ricorriamo alla cimicifuga per riuscire a usufruire dell'azione antinfiammatoria e soprattutto integrativa a livello ormonale di questa pianta. Ma per riuscire a fare qualcosa di più efficace suggeriamo alla nostra telespettatrice di integrare anche con la tintura madre di salvia, perché la tintura madre di salvia riesce a dare sollievo proprio alle vampate di calore e quindi uno dei sintomi di cui ci ha parlato lei. Ma concludiamo con il suggerimento di una tisana, perché ci parlava della difficoltà a prendere sonno e dell'irritabilità durante il giorno. E quindi nella tisana mescoleremo 80 g di passiflora, 70 g di biancospino e 50 g di melissa. Le mettiamo insieme in un barattolo, mescoliamo ben bene e ne utilizziamo poi un cucchiaio da minestra per ogni tazza d'acqua bollente.
La lasciamo in infusione, magari in una bella teiera, per 15-20 minuti coperta, filtrando poi, prima di consumarne, una tazza al bisogno, quindi quando ci si sente particolarmente irritati, o mezz'ora prima di coricarsi quando si vuole favorire il riposo notturno. E devi sapere, Sharon, che le piante come proprio la passiflora, la melissa, il biancospino riescono a dare sollievo al sistema nervoso, rilassandoci, quindi favoriscono il relax, ma ci consentono anche di prendere sonno meglio e, perché no, anche di digerire, perché la melissa ci aiuta anche nella digestione, che poco prima di andare a letto magari può essere un po' intasata da una cena pesante. E quindi un benessere naturale a 360 gradi grazie ai suggerimenti di Madre Natura. Vi aspetto alla prossima puntata di 30 minuti con la medicina naturale, naturalmente con Sharon e solo sulla C. Questo programma è stato presentato da